E due controlli su. Grazie mille, Black Angel. Gioco bassino? Che già sta? Credi che i tuoi bot possano rifare le mie mosse? Sì, a dire il vero, sì. Ottimo atterraggio, Baird. Grazie. Ok, dobbiamo calibrare quei sensori, quindi segui Dave. Sì, ora stagli dietro. Sarei a un lancio adesso. Avrai i tuoi waffle quando avremo finito. E cosa cazzo stai facendo, robotino? I dati vanno bene. Dave, procedi. Bene, tenente. Dopo ogni incarico aggiornerò il tuo TATCOM. Controllalo adesso. Oh, guarda, vedo Dave. Fantastico, lo adoro. Ora però vai col tastierino. Eccellente, Iris, modulo successivo. Eccoli, Demon. Bene, il primo passo per i DB da combattimento è far loro capire la copertura e fargliela usare come faresti tu. Sei ok, come si sente adesso? Si sente bene? Voglio vedere se negli extra, nelle puntate precedenti. C'è il video? Sì. In Gears 4. Ok, così almeno sapete un po' com'è andata la storia. Prima proteggevamo gli insediamenti GOC e ora li assaltiamo. Lol, Le strane ci evitiamo incursioni in sono la quelle ore norma. lì. Tenente, sei stato impegnato. Il villaggio è senza energia da settimane. Il fabbricatore ci serve. Non mi interessa ben niente di Vi quel faccio vedere quello che fabbricatore. successe nel Comprendete la 4. mia gente. Cos'è Nel 4 successo? di Gears. In poche parole, stanno arrivando i Ci GOC. Mi avevate promesso di se rubare quel vuoi. fabbricatore senza provocare Jin. Il fabbricatore non c'entra nulla. E allora che avete fatto? Jin ci ha accusati di prendere la sua gente. Qualunque cosa significhi. Installate l'invertitore alla stazione energetica. Ti rendi conto che Jin tornerà? Ce ne dobbiamo andare adesso. Mamma! Che tassone! Devi nasconderti e poi devi scappare. Ascolta, sai bene che lui può aiutarci. Hanno attaccato il villaggio. E mia madre è stata presa. Presa? No, Papà, dovresti guardare questo. Mica quanto è vecchio, Marcus. Merda. Ragazzi, non hai detto che non stavi scappando dal CIO? Sì, beh, in effetti non è proprio così. Dobbiamo oltrepassare il forte per arrivare alla miniera di Osmin abbandonata. Perché i CIOG li hanno scaricati. E ma dove reggevano il cazzo? Vecchi d'epoca. Se questo sciame ha a che un altro fare colpo e si distruggono. Durate. Sappiamo da dove vengono. E anche dove vanno quegli snatch. Mio padre è ancora vivo e sta là sotto. Puttanelle che avevano fatto.
questo dannatissimo alveare. È tutto connesso. Le locuste non sono mai morte, Jake. Kate, tua madre, lei è viva. Ora dov'è? Ma non ha ricevuto lo stesso trattamento. Niente bozzolo. Se vengo liberata, morirò. Che lo avessi tu. Era di mia nonna. Non l'ho mai conosciuta. Ok. Questo è il riassunto della roba. Novità. Store. Personalizza. Personaggi. Ah, eccola qua. Che per me manca la squadra Novel Six. Perché c'è solo in più? Eh? Perché c'è solo in più? Appunto, cioè, hai la squadra Novel Six e io non ce l'ho. Ah, adoro sto gioco. Della squadra Novel Six cosa... Fammi vedere quali sono. Kat e Nova Noemi. Giralo? Puoi girare? Madonna, non me lo ricordavo, gira. È la femmina, è una ragazza. La squadra Nova Six. No, questa è la maschera. Io ce l'avevo il personaggio con quel coso lì, un po' di là. Secondo me non ce l'hai perché non c'hai il lavoramento. Una strozzata perché è nel premium, quindi cioè nella gold, scusa, però vaffanculo allora. Per personalizzare il personaggio, vabbè, questi cazzi e armi, ecco qua avevamo la skin dell'arma di questa, soprattutto era una motosega skin, eccola qua. Diciamo questo. Forza di sangue Terminator Dark Fate. Questa, pure questa qua. Dov'è? Qua in spruzzi di sangue, perché puoi scegliere anche come spruzzare il sangue adesso, cioè what the fuck? Che figata. Okay, così. Lo spruzzo di forza, what the fuck is that? Vabbè. Odissea! Come si fa a comprare? Oh, per fare gli spruzzi tipo contro il muro, quello che è. No, io voglio fare l'Odissea, amica. Nel cesso! Ma che cazzo? Ok. Cosa cazzo sto guardando io? Ma perché ne sei? Non ho idea. Ah, ci sono le esecuzioni. Vedi se c'è un'esecuzione di questa. Ok, niente ragazzi. Allora, questo ce lo siamo visti. Terminator, guardalo qua che figo, cattivo Terminator. Allora la campagna, aspetta, social, che raga. Perché si può avanzare? Sì. Che cazzo. Che facile. Lo sapevo. Ok. Quindi devi fare tutto tu. Edessa dell'host. Nuova. Ok. Salvataggio. Ma perché io sono il nero?
Puoi decidere. C'è Marcus da scegliere? Aspetta. Ah no, c'è. Posso essere Dave? No, non puoi essere Dave. Allora, la difficoltà è... Cosa vuoi? È vero, è affanculo. La difficoltà come... Se vuoi io faccio io, non è un problema. No, no, voglio l'ero. Vai. No, va bene l'ero, va bene l'ero. Ok, allora. Cazzo scrivi, Christian? Monster... Ok. Ci provo neanche. Ah, porca troia, ce la fa dei sorrisi. Dai! Fuck! Abbiamo capito, l'abbiamo visto una da due ore. Quella dei 10 okay, minuti. Ok, perfetto. Vediamo come inizio. Ricordatevi che le locuste sono tornate in vita, le bastarde. Dopo che le avevano sconfitte. Bella cinematica. Muore Iron Man. Innanzitutto sei una bestia di Satana e non si scrive così Iron Man. Sì, bestia così. Eccolo lì. Viene anche se evolve delle puttane delle locuste. Non è affatto pronta. Non riesce nemmeno a tenere gli occhi aperti. Non preoccuparti. Ce la farà. Ok. Siamo quasi alle coordinate di Bay. Benvenuti ad Asura. Quando è stata l'ultima volta che hai dormito? Ieri notte. Circa 7-8 minuti, già. E incubi? Miglioreranno? Riuscirai a sopportarli? Lui ne sa qualcosa. Verso la moglie. Va bene, vediamo che ci attende. Forza, agganciamoci per la discesa. Certo, non tu. Del, sto bene, ok? Sì, come no? Oh, merda. Grazie, Del. Sam, noi ci siamo. Roger, noi vi aspettiamo qui. A tra poco. Ehi, Dave, vieni. Thank you.
controllo, noi entriamo. Controllo? Sul serio? Guarda che io un nome ce l'ho. Le regole sono regole, Baird. Controllo. E già ne infrangiamo parecchie. Quel che G non sa, non le nuoce. È una mia decisione, ok? Se il primo ministro non è d'accordo, può sgridarmi. Cosa che di sicuro farà. Dici dove andare, controllo. Farò del mio meglio, ma ricordate, non ci entra nessuno da tipo 25 anni. Sì, piuttosto. Basta giochi, dovete lanciare un vecchio prototipo del martello dell'alba. E le tue informazioni dicono che uno dei silo è in capo. Sì, per quanto ne sanno. Portate Dave a una sala controllo funzionante. Ci pensa lui al lancio. Ok, in su. Andiamo. Dave, impulso. Dave si sta ricaricando. Sì, ma io voglio vedere normalmente. Non mi dire che bisogna scendere. Non scendere giù, non scendere giù. Dave, luce. Qua. C'è un enorme cimitero delle locuste su quest'isola. Se dovesse schiudersi, saremmo nello sciame di morte. Mi hai fatto davvero bene, ragazzi. Questo è proprio un bel modo di tornare. Non so se arrendi su. Sì. Ehi, indietro! Merda! Ma che diavolo! Come si perquisisce un posto che sta cadendo a pezzi? Lo scopriremo. Possiamo usare la sporgenza. Guarda lì, di lato. Vai. Il piano di Baird di lanciare un satellite da qui sembra un po' raffazzonato. Beh, i piani raffazzonati sono la specialità di Baird. Come ha scoperto che c'era un satellite del martello? Sì, sì, mio padre. Ottimo. Prima di morire ha spifferato a Baird vari segreti circa. Fa vedere che miri. Quest'isola è piena. Se miri, ti vedo che miri, guarda. Ok. Guarda. Ok. Ehi, laggiù, potrebbe esserci utile. Occhio. Cos'è che c'è qua? Munizioni. Sì, bello. Ok, grazie, bello. Ottimo, prima passare qui. Ci sono dei cadaveri qui, scienziati a quanto pare. Non abbiamo fatto una perlustrazione di recupero completa. Ah già, che questo è il... Ma cosa c'è? Marco, sporca di quella puttana che ti metti in mezzo. Dave, prendi! Cos'è? Le munizioni sono. Ah, sì. Me le sono fatte portare. Me le sono fatte portare. Sì, esatto. Motosega. Bene, andiamo. Indietro, ne viene giù ancora. Porterà le munizioni avanti indietro, ecco cosa fa il drone. Dave, manda un impulso. Eccoli là. Andiamo a che fare. Occhio. Ah, eccoli lì. Ok,
Ehi, abbattiamoli! Al riparo! Granata! Contatto a sinistra, cerchiamoli! Baird, è confermato, il sito del cimitero di Asura è attivo. Merda. Ok, il Condor è in volo. Fatemi sapere se vi servono rinforzi. Per ora siamo a posto, Delta chiude. Dobbiamo trovare uno di quei silo. Forse lo sciame non li ha distrutti. Ehi, di qui si scende. Prendi per il culo. Che? Dai, facciamo. Dai, aspetta. Gappy killer. Oh, che voglio fare? Sono morito. Ok, allora, arrivo. Ah, ho fatto io. Il nero dei turno. Okay. Il nero dei turno. Scusa. Per favore, parlane con qualcuno quando torniamo. Sto bene, Del. Forza, facciamo la fine. Per la cronaca, non sembra che ci sia. Okay. Sopravvivo. Sono troppi alveari, ovunque andiamo si attiva un nuovo cerchio. Ecco perché mettere il martello online. Speriamo che Gino la pensi. Cavaliere, via! Però non cazzo. Non muori. Ok, è ancora vivo. Abbiamo preso. Bastardi. Ragazzi, siamo in un silo. Okay. Beh, abbiamo trovato uno dei silo per maestro. Beh, ce ne sono altre due. Una è ancora operativa. Spero sia così. Un tempo abbiamo messo fine alla guerra su quest'isola. Lanciando questo satellite del martello, potremo farlo di nuovo. L'idea è quella. Ormai è... controllo chiude. Questa base ha più ratti che razzi e non c'è modo di attraversare. No, ma possiamo dividerci. Voi a destra, io e Marcus a sinistra. Buona idea, ma fate attenzione. Sicuro? Due silo, due direzioni. Hai un'idea migliore? Sì, mi sta piacendo. Marina, ok. Del, la botola, salta giù. Entro io per primo. Entro io. Wow. Sembra una specie di tunnel di scale. Ma viene da un filo. Sai come scoprirlo? Ferma. Se vogliono trasformare questo posto in un alveare, che lo facciano. È un'isola sperduta, centinaia di miglia dalla costa. Facciamo in modo che succeda dopo che ce ne siamo andati. Dave sì che ci sa fare. Proviamo quel silo. Scende, scende! Accidenti al silo. Allora, qui sotto. Abbiamo compagnia.
posizione, nice. Ames, siamo sopra di te. Ti vedo. Possiamo fornire supporto da qui. Aspetta, aspetta. Possiamo allora. Ma fa quel tempo di pensare come sparare che... Ok, vai qua. Mi avete troppo tardi, aspetta. Cerulino! Una granata, chiudilo! Hai delle granate? Devi puntare un po' più in alto. Sparare quando c'è la faccia aperta. Quel carrier è stato abbattuto. DB, uno di voi mette in sicurezza la zona, gli altri con noi. Confermato. Di qua, mi sa. Sì. Stavo per dirti, prova a scivolare. Finché davvero. Chiusa, da qui non si apre. Ok, va bene, guardiamoci intorno. Vediamo se c'è un modo di passare. Dave, l'impulso. Dave, quel pannello. Esatto. Sì, ma sei calmo. Di cosa posso? Ne so, sta aprendo una porta. Sta facendo ben altro. Beh, in ogni caso la porta è aperta. Grazie, Dave. I dati che Dave ha scaricato, c'è un buco enorme al livello di sicurezza massimo. Ok. Cosa c'entra con la missione?
Non c'entra. Ma ora devo capire. Direi che quello che manca è stato rimosso dalla rete. Chi ha l'autorità per farlo? Allora, solo il comandante della struttura. Trovate il suo ufficio e guardate. Ok, ricevuto. Il serie di Gears è caduto del tour. Oh, e dai, è maleducazione. Un Scion! DB, fallo fuori! Affermativo, tenente. DB, abbiamo perso il supporto! Merda! Forse lì dentro c'è un meccanismo per aprirla. Devo farci entrare bene. Amico, dove sbuca quel condotto? Quindi, perdo vuole dei dati scomparsi. Ma come sono solo io, no? Beh, se sono stati rimossi dalla rete, si avranno trovati su qualche supporto esterno. Io mi trogliano. Che cazzo c'hai in mano? Bella, Dave. Eh? Vuoi anch'io qualcosa enorme? E ce l'aveva il robot? Venga. Ok, qua ci sono dei dati come prima. E come cammini? Progetti di World, il martello dell'alba, progetti per la costruzione di norme, arrangi, orbita, quello che avevano usato nel 4. Ok. Allora. Ufficio giusto, c'è il ragazzo che se lo scherzo per vedere il personaggio che sembra che cammina come se si fosse cagato addosso. La cassaforte è perfetta per dati segreti. Sì, c'è infine c'è la canna. Madonna! Eccellente, Delta. Sai cosa ci farebbe comodo? Dei rinforzi. Cosa? Dove sei? Il silo! L'abbiamo trovato! E ci stanno addosso! Non basta, arriviamo! Apri. Tu scherzavi? No, li ho lasciati soli 2 minuti! Sì, è davvero divertente! Rifugniamo tutto! Quelle lì che non c'hanno i dischi. Tutto qua. Muoviamoci. Guarda che lo puoi usare. Ora vanno a me. Ah, non è quella con i dischi, ok. Ho abbattuto un nemico. Che cazzo funziona, scusate? Bene, la sala controllo è libera. Carini a farvi vedere. Figurati, il razzo è intatto? È così che ci credono. Bene, allora trovate una porta in cui Dave possa collegarsi. Se funziona, avvierà il lancio. No! È tutto tuo. Sto facendo saltare tutto. Controllo, siamo dentro. Inizio sequenza di lancio. Primo livello pressurizzato. Iniziare lancio. Delta, c'è un problema. Il portellone del silo non si apre. Ovviamente.
Mi sembrava troppo facile. Bird, dacci una soluzione. Scappate, le porte di sicurezza non proteggono dall'esplosione di un razzo. Va bene, basta così allora. Andiamocene. Idraulica esterna attivata. Bird, adesso apriamo il portellone. Cosa? Ehi, ascolta tu, vecchio, dovete andarvene. Cazzo, siamo venuti fin qui per questo e adesso lo facciamo. Inizio test accensione. Maledizione, James! Cazzo, dovrei smetterla di venirti dietro. Alla prossima volta. Adesso apriamo il portellone. Ok. Che facciamo? Non lo so, deve esserci un interruttore manuale su in giro. Andiamoci la strada! Allora, via, via, via. Qua? Andiamo oltre! In pulso! Prendo io! Ah, dobbiamo farli attivare... Dave, quella piattaforma! Posso crederci. Sam, siamo pronti per l'estrazione.